Conosco Elish Line da tanto e ne apprezzo l'autenticità dell'impegno, ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse e inoltre il gruppo dei socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra, troppo per me. Sono posizioni che mi mettono in difficoltà quando si parla di diritti delle coppie che vengono prima di quelli dei bambini, pur essendo io molto aperta, non posso condividere. Caterina Chinnici in un'intervista al Corriere della Sera conferma l'adesione a Forza Italia. Europarlamentare, figlia di Rocco, il magistrato che diede vita al pool antimafia e fu ucciso da Cosa Nostra nell'83. In quest'ultimo periodo, ma in generale, nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio, dice la Chinnici nell'intervista. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del PPE, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo. Io sono un tecnico, non un politico. Ho sempre lavorato e molto sui temi giuridici, sulla sicurezza e su queste tematiche. Ultimamente mi sentivo molto sola. Non sempre ho avuto il necessario sostegno. Fondamentale per il passaggio a Forza Italia il rapporto con il ministro degli esteri Tajani. Con lui ci conosciamo e stimiamo reciprocamente dal 2014. La nostra collaborazione è andata via via consolidandosi nel momento in cui è diventato presidente del Parlamento europeo. È stato sempre un rapporto di grande collaborazione, molto positivo. E sì, ultimamente abbiamo parlato.